La nuova caserma dei carabinieri di Cetraro dovrebbe entrare finalmente in funzione. Non è stata fissata nessuna data, ma a quanto pare un emendamento del deputato Ernesto Magorno, inserito nella prossima legge di stabilità, dovrebbe garantire la copertura finanziaria che darebbe il via all'apertura del presidio. Per l'occasione, il 23 ottobre prossimo farà tappa a Cetraro il sottosegretario alla giustizia. La notizia è stata accolta con un certo entusiasmo, visto che la nuova caserma di Cetraro è pronta da 2 anni e per una serie di cavilli burocratici non è mai entrata in funzione. Commenti positivi anche da Giovanni Covolo, amministratore unico della Ottagono SRL, azienda che ha costruito la caserma a proprie spese e che avrebbe dovuto rifarsi con il canone di affitto che avrebbe dovuto versare lo Stato, ma questo non è avvenuto e l'azienda ha rischiato di finire sul lastrico. Dopo tanto tempo non ho dei sentimenti contrastanti, ma proprio perché voglio essere positivo, sono estremamente felice di poter terminare di pagare tutti gli artigiani calabresi che hanno lavorato con merito e di poter portare a termine un'operazione che porta, diciamo, beneficio a tutti e a tutte le persone che hanno lavorato. Un problema per l'azienda vicentina che ora deve risalire la china. Non è che uno si sogni di notte di fare una caserma dei carabinieri, allora la costruisce perché ci sono delle richieste ben precise, ci sono 4 atti aggiuntivi della prefettura, cioè, non è che uno fa qualcosa perché ne ha un ritorno economico sul quale deve pagare le tasse e deve produrre del reddito. Io penso che qualsiasi azienda privata debba fare questo. Svolge comunque una funzione sociale, se è corretta e se paga le tasse. Ma vista la situazione, è tutto il contrario, sta distruggendo valore.